Ancora incendi nel Salento, un'autovettura è stata completamente distrutta dalle fiamme nel corso della notte a mattino. L'auto, una Lancia Y intestata ad una donna del posto, coniuge di un poliziotto in servizio presso il commissariato di pubblica sicurezza di Taurisano ed assessore con varie deleghe presso la città del Basso Salento, era parcheggiata fuori dall'abitazione dei due lungo la strada provinciale 223 prima di essere avvolta dalle fiamme intorno alle 2 circa. È stata proprio la donna ad accorgersi del rogo e a dare l'allarme in quanto il marito in quel momento era nel pieno del servizio notturno e giunto subito sul posto ha chiesto nel frattempo l'intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi partiti dal distaccamento di Gallipoli hanno spento il rogo, ma all'arrivo la Lancia Y era ormai completamente distrutta. Le cause sono in via di accertamento, ma non si può escludere che l'evento sia stato doloso. Sull'accaduto indaga la polizia. Vicinanza intanto è giunta dal sindaco di Matino Giorgio Salvatore Toma. Sicuramente, certamente è stata una sorpresa quella che abbiamo insomma letto sui giornali di questo episodio, che sicuramente sarà un episodio isolato. Noi andiamo chiaramente ad essere vicinissimi alla famiglia, perché effettivamente è stata una cosa molto, molto grave che è successa.